Una pausa lunga 4 giorni per trovare una soluzione che al momento sembra molto distante, superato comunque il primo ostacolo che di fatto avrebbe affossato il disegno di legge ancor prima di partire sulle unioni civili, lo stallo è totale. La ripresa è fissata per martedì prossimo, quando a Palazzo Madama si tornerà a votare sui singoli articoli e sugli emendamenti, in un clima però di grande incertezza. Manca ancora infatti un accordo tra PD e Lega sul ritiro degli oltre 5.000 emendamenti firmati dal Carroccio, emendamenti che potrebbero essere tagliati in un sol colpo con il cosiddetto emendamento canguro del democratico Marcucci. Una soluzione questa che però al momento appare assai pericolosa, perché di fatto cancellerebbe anche gli emendamenti a firma dei cattolici Dem, come quello che chiede la sostituzione dell'adozione con l'affido rafforzato. Prudenza quindi si raccomanda dai vertici del Nazareno, se non altro per evitare ulteriori strappi nel partito. I tempi per il via libera del disegno di legge dunque dipendono molto dal raggiungimento o meno di una mediazione tra le forze di maggioranza e di opposizione. L'obiettivo comunque, soprattutto da parte del governo, resta quello di esaminare, discutere e votare il testo Cirinna articolo dopo articolo entro il 25 febbraio, per lasciarlo all'esame della Camera già dai primi giorni di marzo. In tutto questo non passa inosservato lo stile del premier Renzi, apparentemente fuori dal confronto sulle unioni civili. Ha giocato e bene le sue carte senza mai esporsi più di tanto. Portare a casa la legge sulle unioni era e resta il suo primo obiettivo, risultato da giocare su più tavoli, a cominciare da quello elettorale per le amministrative di primavera, quando si voterà per rinnovare le amministrazioni di Milano, Roma e Napoli. E poi riuscire magari dove non è riuscito Romano Prodi con i Dico naufragati sullo scoglio del Family Day del 2007, un titolo di merito questo che il giovane premier non vuole farsi sfuggire di mano. Di qui la sua prudenza e il suo distacco, convinto anche che alla fine della dura campagna parlamentare ne uscirà comunque vincitore. Se il testo Cirinna sarà approvato così com'è e quindi con il capitolo adozioni, sarebbe una indubbia vittoria del Partito Democratico, di cui ricordiamo Renzi ancora segretario. Se invece dovesse saltare alla step child adoption e passare soltanto la legge sulle unioni civili, il successo sarebbe della coalizione di governo di cui Renzi è il presidente del Consiglio.